Ehi, sfatatore di miti? Oggi sfatiamo alcuni classici miti spaziali. Sali sulla prossima navetta spaziale e andiamo a fondo di queste storie una volta per tutte. Immagina di fluttuare senza peso nello spazio, sorseggiando una tazza di deliziosa cioccolata calda, quando ti viene in mente un pensiero strano. Si può urlare nello spazio? E se sì, qualcuno può sentire quel grido? Se hai visto il film Alien, conosci già la risposta. Non si possono sentire i suoni nello spazio. Non è che i suoni non esistano, è solo che non puoi sentirli. Non c'è nessuno meglio di Chris Hadfield per chiarire questo mito. Nella sua vita da astronauta ha effettuato un paio di passeggiate spaziali. Una volta fuori, nell'oscurità dello spazio, non si sente nulla, solo silenzio. Un silenzio totale. Ma dietro l'angolo c'è un'enorme palla esplosiva, il Sole. Non riusciamo a sentirne le esplosioni perché non c'è un mezzo attraverso il quale il suono possa viaggiare. Per un astronauta, però, sarebbe piuttosto scomodo poter sentire tutti i rumori dello spazio. Immagina di sfrecciare nello spazio come un supereroe quando una stella cadente ti passa accanto. Ma è davvero una stella? Purtroppo le stelle cadenti non sono stelle, sono piccole rocce spaziali note come meteore, che entrano nell'atmosfera terrestre creando uno straordinario spettacolo di luci. Visto che stiamo sfatando miti, passiamo subito al prossimo. Probabilmente avrai sentito dire che i meteoriti si schiantano sulla Terra solo in occasioni rare, ad esempio una volta ogni apocalisse. Non è vero. Gli scienziati stimano che ogni giorno cadano sulla Terra circa 48 tonnellate di materiale meteoritico, ma quasi tutto questo materiale viene vaporizzato nell'atmosfera terrestre. La scia luminosa che vediamo nel cielo notturno è quella che popolarmente chiamiamo stella cadente. La prossima volta che esprimi un desiderio, ricorda che in realtà lo stai facendo davanti a un piccolo pezzo di detrito spaziale. Non è poi così romantico. Possiamo o non possiamo volare nella stratosfera su palloni aerostatici? A quanto pare sì. La stratosfera terrestre inizia relativamente vicino al suolo, a circa 11-13 km dalla superficie terrestre, ma continua molto in alto. Se dovessi volare fino alla stratosfera con un qualche tipo di pallone aerostatico, assicurati di avere a disposizione un'ottima attrezzatura. Avrei bisogno di una tuta speciale e di dispositivi di respirazione perché l'aria inizia a diventare molto rarefatta in alto. Naturalmente, se ti spingi fin su, dovrai fotografare la curvatura della Terra. Quindi metti un'imbracatura sul petto e attaccaci una telecamera speciale o qualcosa del genere. Che dici di trasmettere tutto in live streaming? Sarebbe la prima volta! Sono passati 102 giorni da quando hai lasciato la Terra. Ti sei adattato bene alla vita nello spazio, ma sta accadendo qualcosa di strano al tuo corpo. Stai diventando più alto. Com'è possibile? Non preoccuparti, è normale. La verità è che non stai diventando più alto. Questo è ciò che accade al corpo quando non è soggetto all'effetto della gravità. Il nostro corpo ha uno spazio naturale tra le vertebre e le articolazioni. Sulla Terra questo spazio è quasi completamente compresso a causa della gravità. Nello spazio, invece, il corpo, libero dalla forza di gravità, comincia ad allungarsi. Quindi sì, gli astronauti possono crescere fino al 3% in altezza durante le loro lunghe missioni. Curiosità, proprio per questo motivo, la NASA gli confeziona tute spaziali su misura in modo che gli astronauti abbiano sempre spazio in più nelle loro tute. Una volta sulla Terra, però, l'effetto antigravità si esaurisce. Probabilmente i poveri astronauti passano qualche giorno indossando dei pantaloni capri prima che la tuta si adatti di nuovo al loro corpo. A volte ho immaginato una porta d'aereo aprirsi durante il volo e i passeggeri venir risucchiati nell'atmosfera come piume. Scommetto che anche qualcun altro ha avuto un pensiero simile salendo su un aereo. Ora immagina se questo accadesse nello spazio. È risaputo che se un astronauta venisse sbalzato fuori da una camera di equilibrio, rimarrebbe carbonizzato. Tieniti forte perché non solo è vero, ma la realtà è molto peggio. Secondo l'astronauta Chris Hadfield, ecco cosa accadrebbe. La parte del corpo all'ombra raggiungerebbe una temperatura di meno 250 gradi centigradi, mentre la parte del corpo esposta alla luce del sole brucierebbe a circa 250 gradi centigradi. I polmoni collasserebbero e il sangue inizierebbe a ribollire. Quindi bruceresti, congeleresti, smetteresti di respirare e bolliresti contemporaneamente. Che paura! Quante volte hai sentito dire che gli astronauti devono allenarsi ogni secondo di ogni giorno altrimenti svengono? Questo è un vero e proprio mito. Ricordi che prima abbiamo parlato di gravità? A causa dell'assenza di gravità nello spazio, il nostro corpo non deve fare alcun lavoro pesante. I nostri busti non devono sostenere il peso della testa e non dobbiamo fare alcuno sforzo per muovere le gambe, perché nello spazio non si cammina. Immagina di vivere in questo modo per 6 mesi o addirittura un anno. I tuoi muscoli potrebbero trasformarsi in gelatina. Ecco perché gli astronauti si allenano. Si legano e corrono su un tapirulano o fanno sollevamento pesi in una macchina speciale. In questo modo i loro muscoli non sentiranno troppo la mancanza della gravità. Devono però mantenersi idratati.
Se fossi un astronauta, chiederei alla NASA di poter portare con me la mia fiaschetta d'acqua super morbida nello spazio. Probabilmente hai sentito dire che lo spazio puzza di bistecca bruciata o salsa barbecue. Per quanto possa sembrare assurdo, questo mito è più vero che falso. Gli astronauti ovviamente non sentono l'odore dello spazio perché non possono togliersi il casco. Di solito sentono un odore quando un veicolo spaziale attracca e apre il portello. A quanto pare la causa di questo odore è la presenza di idrocarburi nello spazio. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Ehi, ti faccio una domanda. Pensi davvero che se gli astronauti volassero alla velocità della luce non invecchierebbero di un secondo? Sapevo che avresti risposto di no. Mettiamo in chiaro alcune cose. Prima di tutto, non sappiamo ancora come far funzionare i veicoli alla velocità della luce. Richiederebbe un'immensa quantità di energia e non abbiamo la tecnologia per farlo. In secondo luogo, anche se riuscissimo a mandare un umano in viaggio alla velocità della luce in una navicella spaziale, questa persona invecchierebbe comunque. In modo diverso rispetto alle persone rimaste sulla Terra, ma invecchierebbe. Pensi davvero che esista l'immortalità? Se hai visto Avatar 1, ricorderai sicuramente che gli umani sono riusciti ad arrivare su Pandora solo perché hanno viaggiato ibernati. In altre parole, hanno congelato i loro corpi, li hanno messi in un letto criogenico e hanno viaggiato per anni senza invecchiare. Sì, sembra incredibile, ma non abbiamo la tecnologia per farlo. Il nostro corpo è fatto principalmente di acqua, giusto? E quando congela questa si espande. Ecco perché non si dovrebbero mai lasciare delle lattine di bibite nel freezer. Attualmente se congelassimo il corpo di una persona, l'acqua al suo interno si espanderebbe, danneggiando tessuti e organi. Quindi no, non possiamo fare un viaggio interstellare ibernati. Non ancora, almeno. Ecco un'idea folle. Cosa succederebbe se un astronauta portasse un drone con sé in una passeggiata spaziale? A meno che non si tratti di un drone progettato dalla NASA, forse l'oggetto si congelerebbe e brucierebbe, come gli umani nello spazio senza tuta. Ma ehi, si può sognare, no?